Questo è il tempo della lentezza, un tempo fatto di attese, di ore dilatate, di piccole cose. Ed è il tempo del rispetto per gli altri, per la natura, per il nostro pianeta. Ecco perché oggi questo riconoscimento è ancora più importante. Lonely Planet, la guida turistica più famosa al mondo, inserisce tra le 30 destinazioni da non perdere per il 2021 un'unica realtà italiana, le Vie di Dante. Il percorso fra la Toscana e l'Emilia-Romagna che fece il grande poeta durante il suo esilio. Luoghi scelti non solo per la loro bellezza. Le Vie di Dante vengono inserite nella categoria sostenibilità, come esempio di turismo slow. Un itinerario da percorrere con lentezza, a piedi, in bicicletta o in treno. A contatto con la natura, riscoprendo tradizioni e sapori fra piccoli borghi e antichi palazzi, pievi romaniche e botteghe artigiane. Come accolsero Dante più di 700 anni fa, queste strade saranno lì ad accogliere anche noi, quando usciremo a rivedere le stelle.